Siamo qui nella giunta comunale, comune di Mussomeli, conferenza stampa del sindaco onorevole Giuseppe Catania. Sono finiti gli eventi estivi e il sindaco ha chiamato a raccolta la stampa. Sindaco, la stampa è presente con Castello Incantato e con il fatto Niseno, il fatto del vallone. A lei la parola. Grazie direttore, intanto mi consenta di iniziare con i ringraziamenti, appunto i ringraziamenti a lei e a Emilia Di Piazza, quindi il fatto Niseno e Castello Incantato per essere qui e anche per l'attività svolta durante questo periodo estivo, durante l'estate mussolinese, in alcune circostanze in modo particolare. Prima di entrare io nel vivo, vorrei cedere la parola prima all'assessore Servino Conte, all'assessore al turismo Servino Conte, alla presidente della Proloco e all'assessore all'agricoltura Michele Spoto, proprio perché quest'estate è stata un'estate mussolinese che ha visto diverse iniziative che hanno avuto impatto su varie attività di carattere culturale, di carattere ludico, legate al settore produttivo nostro e al settore culturale. Quindi, ecco, prima cedo la parola all'assessore Loconte. Grazie Sindaco, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per la presenza qui per questa conferenza stampa della dottoressa Emilia Di Piazza di Castello Incantato e del direttore Carmelo Barba del Fatto del Niseno e del Vallone. Allora, di solito dico parlo a braccio, però questa volta ho scritto qualcosa perché altrimenti dico, rischio di dimenticare qualcuno, anche se sicuramente magari l'avrò fatto anche leggendo, però poi vuol dire che chiederò scusa. Quindi sono estremamente soddisfatto a nome mio e di tutta l'amministrazione Catania di poter riscontrare il grande successo degli eventi estivi, culturali e ludici che abbiamo organizzato. La numerosa partecipazione è stata la ricompensa più bella per tutto il lavoro e i sacrifici fatti. Il lavoro di squadra ripaga sempre e per questo ringrazio di cuore tutti i soci della Proloco, la Presidente, i nostri preziosi collaboratori che con passione e con dedizione hanno reso possibile tutto questo. Ringrazio altresì le altre associazioni, USAEventi, la Strauss, l'Associazione Antica Fiera del Castello, la BC Sicilia, FIDAPA e il Consiglio di Biblioteca che con varie iniziative hanno contribuito a rendere più ricca la nostra estate. Un grazie va anche ai commercianti locali per la collaborazione. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno creduto in noi, alla Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, all'Assessorato dei Beni Culturali e delle Identità Siciliane per il loro sostegno fondamentale. Non posso dimenticare chi, con piccole ma significative azioni, ha contribuito al successo di quest'estate: i dipendenti comunali addetti alla manutenzione, il comandante dei vigili urbani e dei suoi collaboratori, le forze dell'ordine, Guardia di Finanza e Carabinieri, l'ufficio turistico, la Misericordia che ha messo a disposizione l'ambulanza, i volontari in supporto al presidio medico e tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita degli eventi. Un grazie va anche al Fatto Niseno e del Vallone e Castello Incantato che ci hanno seguito e divulgato i nostri eventi online. Grazie anche a tutti i cittadini residenti nei paesi limitrofi che hanno apprezzato i nostri eventi. Un grazie di cuore va infine a tutti i miei concittadini che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo questa estate indimenticabile. Insieme abbiamo dimostrato
che con la collaborazione e la passione possiamo creare momenti di grande gioia, convivialità e arricchimento per la nostra comunità. Quindi questa è una sintesi, ringrazio e mi scuso che per aver letto, però così diciamo abbiamo rischiato meno per dimenticare qualcuno. Quindi grazie e passo la parola alla Presidente della Pro Loco, Gina Falzone. Grazie Assessore, io come associazione Pro Loco posso dire che abbiamo centrato in pieno quello che è l'obiettivo e il compito che una Pro Loco ha sul territorio, quello appunto di valorizzare e promuovere il territorio, e penso che l'abbiamo fatto bene con diversi eventi e di diversa natura, come per esempio l'evento di Mangia e Passia, il corteo storico e il castello animato, oppure anche eventi di natura culturale come la presentazione dei libri e eventi di intrattenimento anche per i giovani e i meno giovani, così ricordo le serate danzanti, le commedie e il cabaret. È stata un'estate che comunque ha interessato appunto diverse fasce d'età e abbiamo avuto anche dei complici molto importanti, quali il meteo, la piazza e le associazioni che sono stati diciamo nostri partner per alcuni eventi importanti. E è stato determinante diciamo il supporto anche delle forze dell'ordine e determinante anche il supporto dell'ambulanza, grazie appunto alla misericordia. E oltre, come diceva l'assessore Sebbi, ringraziare gli sponsor locali e gli assessorati della Regione Sicilia, e soprattutto per le serate più importanti che abbiamo avuto, quindi le quattro serate con i DJ di fama nazionale e più seguiti tra i social, e poi le tre notti bianche, e il concerto di Radio Italia con Paoletta e i violinisti Mirko e Valeria, e infine il concerto di Fausto Leali. E con l'occasione mi preme precisare una cosa per quanto riguarda lo spettacolo del castello animato al castello, e visto che ogni anno ci viene sempre richiesto perché il pagamento, volevo precisare appunto come ogni anno che il castello si può visitare anche il 1° settembre, nel giorno della sua festa, con le regole che sono previste così in tutto l'anno, quindi con gli ingressi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e con un pagamento ticket in base alla fascia d'età o l'ingresso gratuito per i residenti. Quando invece all'interno del castello ci sono eventi organizzati da altre associazioni o in questo caso dalla Pro Loco, il regolamento subisce delle variazioni e quindi per il castello animato subisce la variazione di pagare un ticket di 2 euro. Ma ripeto, come così organizza la Pro Loco questo determinato evento, anche tutte le altre associazioni che possono organizzare eventi, spettacoli o mostre possono cambiare sia l'ingresso come orario che l'ingresso come pagamento. E quindi questo ci tenevo a precisarlo perché magari ogni anno abbiamo riscontri negativi nell'entrata. Quindi grazie, passo la parola all'assessore Spoto. Sì, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io mi allaccio ai ringraziamenti che ha fatto poco fa l'assessore Conte e tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa estate mussomorese. Mi soffermo più che altro all'edizione della 112esima di Caffè del Castello, che quest'anno, come si è visto, in linea anche con tutta l'estate mussomorese, è stato un evento eccezionale. Abbiamo visto la partecipazione di diversi visitatori provenienti da diverse parti della Sicilia, infatti in qualsiasi area della fiera c'era sempre il pieno di persone. Quest'anno, diciamo, appunto come dicevo poco fa, è stato un evento eccezionale. Perché è stato eccezionale? Perché quest'anno abbiamo avuto il piacere di realizzare per la prima volta, penso nella storia, l'area Slow Food, il villaggio Slow Food, che è un primo evento, diciamo, pilota, che sarà poi replicato in altre zone. Infatti, grazie alla realizzazione appunto del piazzale Castello, è stato possibile realizzare questa quest'area dedicata al settore agroalimentare.
Comunale, dove all'interno hanno presente tutte le eccellenze siciliane come prodotti paesi di slow food. Inoltre si è estendiato anche la parte che riguarda l'antica fiera e la zootecnia. Infatti hanno presente circa 400 animali quest'anno, animali provenienti sempre anch'essi da allevatori di tutta la Sicilia. Come gli altri anni abbiamo sempre puntato anche all'aspetto scientifico della fiera, non soltanto fare la fiera fine a se stessa, ma abbiamo realizzato degli eventi in cui erano presenti università e altri attori principali per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Quest'anno diciamo, le tematiche principali che abbiamo affrontato era quella appunto della crisi idrica, che è un problema attuale, e infatti è stato presentato il bando dell'assessorato dell'agricoltura per quanto riguarda appunto il bando per la realizzazione di pozzi e invasi. Inoltre è stato anche realizzato un altro convegno sulla Sicilia Gastronomia 2025, Regione della Gastronomia Mediterranea 2025. Quindi diciamo, noi siamo molto soddisfatti per come è andata quest'anno la fiera. Ci hanno fatto i complimenti da diverse parti, quindi siamo contenti. Infine voglio anche ringraziare tutti gli allevatori che hanno partecipato appunto a questo evento, perché è molto difficile per un allevatore stare 3-4 giorni in una fiera, abbandonare la propria azienda magari a diversi chilometri distante da Mussomeli, però questo ci ha fatto molto piacere perché vuol dire che si ci crede in questa fiera. Abbiamo avuto moltissime richieste, però per quest'anno siamo fermati al limite di 400 animali circa. E quindi ringrazio anch'io l'Associazione Antica Fiera del Castello per tutto il lavoro svolto, come anche la società della Polizia Ucraina, che ha permesso di realizzare l'evento con la massima polizia anche per quanto riguarda le aree dove si è piaciuta la degustazione dei prodotti agricoli. Quindi siamo molto soddisfatti e pensiamo nel prossimo anno di fare ancora meglio. A me tocca il compito di chiudere questa conferenza stampa. Perché la conferenza stampa? Perché abbiamo voluto tracciare un bilancio a consuntivo di una programmazione estiva che ha visto coinvolti intanto i tre rami dell'assessorato della mia giunta, quindi il turismo, i beni culturali e le attività produttive e il settore agricolo. È stato un lavoro fatto in stretta sinergia, in collaborazione con appunto c'erano eventi che si intrecciavano tra di loro e sconfinavano in ambiti diversi, dal turismo alla cultura, dalla cultura all'agroalimentare e altro. Si tratta di un calendario estremamente intenso e ricco, che è stato apprezzato dai visitatori che sono stati qui al comune di Mussomeli, sia in occasioni sporadiche appunto per assistere agli eventi, sia i nostri cittadini che vivono all'estero o nel nord Italia e che ritornano nel periodo estivo nella nostra Mussomeli. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e apprezzamenti, quindi evidentemente il calendario messo in piedi è stato un calendario efficace, un calendario che ha registrato oltre 70 eventi in 2 mesi e mezzo, quindi credo che sia un dato questo da sottolineare e da registrare con vero favore. Ecco perché un calendario così ricco richiede una conferenza stampa finale, anche come è stato fatto, per ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato, perché ci sono alcune parole chiave che secondo me hanno fatto di quest'estate un'estate di successo. La prima parola chiave è la collaborazione tra pubblico, privato e associazionismo. Abbiamo coinvolto all'interno di quest'estate devo ringraziare tante associazioni di carattere culturale, di carattere sportivo, associazioni di promozione sociale, a parte ovviamente la Proloco,
a cui va un ringraziamento speciale perché è stato il braccio operativo, così come il braccio operativo è stata l'Associazione Antica Fiera del Castello per l'attività appunto della 112esima Antica Fiera del Castello. Ma anche le altre associazioni che sono state coinvolte in specifici eventi hanno dato un contributo preziosissimo che è servito ed è risultato fondamentale per la riuscita ottima di questa estate. Lo ha fatto l'assessore Lo Conte, lo ha fatto la presidente Falzone, lo ha fatto l'assessore Spoto, quindi i ringraziamenti vanno anche da parte mia a queste associazioni e ai vari gruppi che si sono cimentati. Un ringraziamento va ovviamente a tutti coloro che hanno svolto l'attività per far sì che sotto il profilo organizzativo e logistico l'estate potesse svolgersi senza grosse difficoltà, e quindi ringrazio tutti gli operai del comune e ringrazio quindi gli operai della manutenzione, dell'illuminazione pubblica, gli operatori ecologici che hanno fatto un lavoro straordinario. Ringrazio ovviamente il nostro corpo di polizia municipale con il comandante Franciamore in primo piano, perché devo dire tenere botta a oltre 70 eventi non è stato certamente semplice, e il loro supporto è stato prezioso, così come prezioso è stato il supporto delle forze dell'ordine che hanno fatto un lavoro di controllo del territorio encomiabile. Quindi la prima parola chiave che dicevo è la collaborazione. C'è un'altra parola chiave che secondo me è stato fulcro della buona riuscita, è stata una scommessa vinta, lo posso dire senza tema di smentita, cioè la riqualificazione della piazza e la restituzione alla nostra comunità di uno spazio comune dove poter svolgere attività, iniziative ed eventi. Abbiamo visto, direi quasi ogni sera, la presenza in piazza, ed è questo l'aspetto bello, perché non c'erano solo giovani, ma all'interno della piazza abbiamo potuto notare la presenza già dal pomeriggio, dalla mattina, dei bambini che giocavano in piazza. Abbiamo notato la presenza delle famiglie nella fascia serale che o ascoltavano la musica o seguivano gli altri eventi di carattere culturale, di carattere ludico. E abbiamo visto la presenza dei giovani in occasione di alcune serate dedicate a loro. Devo dire che c'è stato un mix di partecipazione incredibile che si è tradotto ovviamente in una vivacità, in una dinamicità che ci viene riconosciuta e che ha visto poi ha avuto effetto trascinante, traino, al punto tale che abbiamo ospitato, a noi questo fa piacere, parecchie persone che venivano anche dai comuni vicini o turisti, e questo è un elemento che secondo me deve essere registrato con favore da tutta la comunità, anche perché si traduce non solo in un momento di spensieratezza, ma si traduce anche in economie per il territorio, per gli operatori economici che soprattutto nel periodo estivo puntano in modo particolare. E poi altro elemento è appunto la varietà delle attività. Dicevo poco fa oltre 70 attività, ma si tratta di attività che hanno avuto un oggetto diverso, quindi attività ludiche, eventi musicali, eventi sportivi, eventi di carattere di promozione del territorio e anche di sviluppo. L'antica Fiera del Castello ne è stato l'emblema, credo, da questo punto di vista, ma anche attività di carattere promozionale turistico. Se penso ad esempio alla presenza in piazza di Radio Italia, che è la terza radio per numero di ascolti giornalieri sul panorama nazionale,
con oltre 5 milioni di ascoltatori ogni giorno, e quindi essere al centro di un'emittente radiofonica di questa portata ci riempie di soddisfazione. Gli eventi sono stati apprezzati in gran parte, in lunga parte. Abbiamo anche qui fatto una scelta organizzativa specifica, e cioè quella di prevedere un'ordinanza che avesse che desse la possibilità di svolgere attività fino alle 2:30. Ricordo, lo dico a beneficio di chi magari ci chiedeva se fosse possibile ridurre questo orario, ricordo che in molti comuni vicini l'ordinanza è addirittura più tardi, quindi ci sono comuni che hanno ordinanze fino alle 3, fino alle 4 di mattina, ma noi abbiamo voluto dare un taglio diverso, ordinanza fino alle 2:30, e questo è stato un elemento vincente. Perché? Perché molti dei nostri giovani che negli anni precedenti si spostavano e andavano ad Agrigento, a San Leone o in altri paesi, con quello che questo comporta in termini ovviamente anche di rischio, perché immaginate i ragazzi che magari finiscono a tarda notte e poi devono affrontare il viaggio di ritorno con i rischi che questo può comportare. E quindi è stata una scelta che ci ha visti programmare, ci ha visti riflettere su questo tipo di scelta, una scelta che riteniamo essere una scelta vincente. Ovviamente io credo che occorre anche portare avanti altre iniziative, cosa che stiamo facendo con il settore dei servizi sociali, perché ho sentito qualcuno dire che forse in piazza la piazza ha alimentato alcuni fenomeni, che sono fenomeni purtroppo che sono presenti a Mussomeli come in molte altre comunità, anzi direi quasi tutte le comunità, parlo ovviamente di fenomeni legati alla dipendenza giovanile, ma voglio ribadire che non trovo né giusto né veritiero dire che tutti i giovani sono dipendenti dall'alcol o sono dipendenti da sostanze stupefacenti. È un fenomeno triste con cui abbiamo a che fare, ma è un fenomeno che non si registra solo oggi, si registra da diversi anni a questa parte. Tutti i dati degli osservatori principali ci dicono che il fenomeno delle dipendenze da alcol e da droga, purtroppo nella fascia giovanile, è in continua crescita, ed è in continua crescita in tutta Italia, sia nelle aree metropolitane sia anche nei comuni più piccoli. E ovviamente per contrastare questi temi occorre mettere in campo la collaborazione di tutti, la collaborazione di tutte le agenzie educative, ovviamente la collaborazione in primis delle famiglie, ma anche della scuola, ma anche della Chiesa, perché la funzione educativa che è di crescita, che hanno gli oratori, è una funzione straordinaria che in alcune chiese è presente. Forse conviene rafforzare, potenziare questo, e anche come istituzione pubblica dobbiamo sforzarci ancora di più. Prossimamente partiremo giovedì, abbiamo un prossimo incontro, ma questo magari sarà oggetto di un'ulteriore conferenza stampa, perché partiremo con un progetto finalizzato a contrastare il fenomeno delle dipendenze da stupefacenti, proprio rivolto ai giovani, e con l'obiettivo di coinvolgere i diversi stakeholder che sono sul territorio. Ma ripeto, volendo tracciare un bilancio a conclusione,
non posso che esprimere la piena e totale soddisfazione di come si è svolta quest'estate e soprattutto dei tanti apprezzamenti che sono arrivati e che ci arrivano continuamente da parte dei cittadini. Quindi questo è un modello che funziona, ovviamente come ogni modello è perfettibile, come ogni modello necessita di avere ulteriori sviluppi. Quindi sono certo che siamo sulla strada buona per restituire a Mussomelli quella funzione di centralità anche durante un periodo che solitamente è il periodo dove ognuno vuole affrontare con maggiore leggerezza e con un pizzico di spirito goliardico anche le proprie serate, alleviandosi dalle fatiche che durante l'arco dell'anno maturiamo. Quindi adesso iniziamo il periodo invernale e ai ragazzi abbiamo già avuto modo di augurare un buon anno scolastico, perché adesso, superata la fase estiva, credo che i ragazzi si concentreranno in modo specifico sulla loro attività di carattere educativo e chiaramente gli altri si concentreranno sulle attività lavorative. Quindi grazie a voi per la presenza e ci vedremo in una prossima occasione di conferenza stampa.